Nella Lazio ho trovato ciò che cercavo. Abbiamo trovato ciò che cercavamo. Dagli studi di Radio Roma Futura va ora in onda Il Nido delle Aquile. Strong beliefs. My lover's got no fame. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. More and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for.
se passa. Scatta, tira, gol! Forza Lazio, forza Lazio, vai e vede quante reti e sai fa. Forza Lazio, forza Lazio, sono finita ma non smetto di strillare. Dai e Lazio, dai e Lazio, e davvero, e davvero, non li devi fare manco richiata. Chiuderemo, chiuderemo, 4-0, 4-0, e la Roma, e la Roma a guardare. E si abbuschi dentro in porta, non c'è niente da rogare, non sei quella della volta, ma col cuore sai giocare. Forza Lazio, dai e sotto, vai e vede quanti reti e sai fa. Ma se perdi che ci importa, farai meglio un'altra volta, sei la meglio squadra della Serie A. L'avemo imbriacati, l'avemo imbriacati, l'avemo imbriacati, e luce non sta. E si abbuschi dentro in porta, non c'è niente da rogare, non sei quella de una volta, ma col cuore sai giocare. Forza Lazio, dai e sotto, sai e vede quante reti e sai fa. Ma se perdi che ci importa, farai meglio un'altra volta, sei la meglio squadra della Serie A. Questo è il Nido delle Aquile. Forza Lazio a tutti e un abbraccio speciale al Nido delle Aquile. Ciao ragazzi! Quanti sogni m'hai dato tu? Questo amore è sempre immenso, la mia fede tu la conosci, è solida da tempo. Quante volte ho cantato te, la più bella di tutte quante. Sei stata la mia pazzia, il nostro mondo. Mia vittoria, la mia bandiera al vento, il nostro canto, la tua storia siamo noi, il futuro siamo noi, noi
la mia vittoria, la mia bandiera al vento, il nostro canto. Gennaio 2019 torna il Nido delle Aquile sul web grazie a Radio Roma Futura. Un buonasera a tutti da Gianfranco, insieme a me per farvi compagnia Antonio e Marco. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera, bentornati al Nido delle Aquile. Un saluto ad Alberto che febbricitante ci sta seguendo da casa, un augurio di pronta guarigione. E per questo lunedì torniamo dopo la sconfitta di ieri per 2-1 contro il Napoli, una partita che magari a me non è che ha detto niente di nuovo né sulla Lazio né sul Napoli né su come viene trattata la Lazio da parte della classe arbitrale. Non ci ho visto niente di nuovo in tutte e tre le componenti. Copia e incolla, sì, esattamente. No, c'è l'aggravante perché non si ferma più nessuno, cioè neanche nell'occasione più eclatante ormai si creano il disturbo di pensarci minimamente. Poi magari ci entriamo nello specifico perché chiaramente la partita l'abbiamo vista tutti e non è che l'arbitraggio di Rocchi ha spostato qualcosa, però ieri la Lazio è stata notevolmente danneggiata perché comunque sia ha subito delle sanzioni che si ripercuoteranno sul breve futuro e sul futuro di questa squadra, perché ammonizioni come quella che ha preso Luis Alberto è indicativa, perché poi un domani magari questa munizione peserà come macigno, entrerà in diffida, magari in un altro match importante dovremmo fare a meno di Alberto. Ma lo stesso problema l'avevamo anche notato Lazio-Torino, Lazio-Cagliari con una munizione al 93esimo su Immobile. Cioè questi sono tutti piccoli segnali da parte della classe arbitrale che comunque la Lazio, c'è poco da fare, non è ben vista e, al contrario di qualcun altro che non per vittimismo pianiste non ha lo stesso trattamento che abbiamo noi. Tu hai detto l'arbitro non ha influito sul risultato, però è pur vero che in una partita in cui il Napoli ha dominato, perché comunque ha fatto due gol e ha preso quattro tra pali e traverse, insomma, quindi soprattutto nel primo tempo ha strameritato, però fino a quel punto comunque stavamo ancora 2-1, quindi il calcio è bello pure per questo, e magari con Acerbi in campo potevi fare qualcosa di diverso. Sì, è vero che il Napoli ha meritato, nessuno dice il contrario, è vero che giocavi contro le riserve quasi del Napoli e ci sono stati superiori, però fino a quel momento stavi 2-1. Sì, per fare 20 minuti in 11 contro 11 non può darsi pure che non succeda niente, però intanto dammi quello che mi aspetta. Allora, dal momento in cui dico che comunque l'arbitro ha danneggiato la Lazio, qualcosa ha combinato, cioè non voglio essere ipocrita né non ammettere che Napoli aveva qualcosa di in più della Lazio ieri, anche perché comunque sia si percepiva che quando doveva affondare affondava senza alcun problema. È chiaro che però se loro non sono abili nel chiudere la partita mancano